Ciao, bentornati con noi, come state? Questa è la puntata numero 2 del nostro TG e siamo qui come al solito incominciando ad annunciare le novità della Cartoon TV News. Che ce ne sono davvero un bel po', o no? Sì, non tantissime, però insomma, quanto basta. Quanto basta. Partiamo subito con la notizia che anche sui nostri social proprio in questi giorni sta... Sta facendo scoppiare internet. Sì, perché siamo molto contenti che City Hunter tornerà in autunno su Italia 2 Mediaset. È proprio una grande novità perché City Hunter andava un grande ritorno. Sì, anche perché è molto amato, uno dei cartoni più amati, sì. E quindi siamo molto contenti per questo. E in pratica arriverà su Italia 2 canale 66-120. E, anzi, approfitto per dire che in questi giorni è cambiato proprio il mux di Italia 2. Quindi sì. Adesso se voi guardate Sport Italia guarderete anche Italia 2, quindi migliorate il segnale. Quindi se non lo vedete provate a risintonizzare i canali, così magari riuscite a vederlo. Esce fuori. Comunque arriverà appunto in autunno, si presume settembre, perché in realtà non c'è la data, però visto che il film arriverà a settembre. Fa da traino, fa da un po' da pubblicità, insomma. E lo faranno in orario di primo pomeriggio, quindi subito dopo One Piece. Un ottimo orario. Sì, sì, dai, tipo alle 2, 2:30. Ci sta tutto, dai. Ci sta, quindi ci sta. Passiamo avanti e parliamo della Disney. Di Mulan. Mulan. Che arriverà il nuovo film live action dedicato appunto alla principessa cinese. Quindi continua il ciclo dei live action. Sì. E dopo. Ci sarà la principessa cinese, Mulan appunto, e dal trailer si presume che sia un film molto, molto adulto, perché non ci saranno più le canzoni, ci saranno solamente la base musicale, basta. Verranno tolte le canzoni che noi conosciamo, che sono bellissime, quelle del classico, verranno eliminate, quindi non è come tipo... Aladdin. Che ha fatto un po' di successo perché c'erano anche le canzoni della Fedele, ma vabbè. E tolte, in più, non solo che Mushu... Il draghetto che abbiamo appunto non c'è più, c'è una finisce al posto suo, ma se già devi mettere qualcuno che vola metti dietro. E inoltre Mulan non si taglierà i capelli per andare in guerra per salvare il padre, bensì molto forte per il esatto molto commovente, perché non anche si sacrifica per aiutare il padre. Non ci sarà più perché comunque deve andare avanti questa cosa che la donna è forte, indipendente, quindi non c'è bisogno che... Si travesta da uomo, infatti sembrerebbe che lei vada in giro vista la donna. Così che per carità non c'è nulla di male, però secondo me il live action deve essere comunque un po' fedele al cartone, perché sennò... Più che altro non cancellare la storia che c'è stata, perché durante la storia mondiale ci sono tante delle cose brutte, tra virgolette. Però vabbè, non vogliamo giudicare, nel senso, vogliamo come... Non ci sarà il cattivo, ma ci sarà una strega. Sì, insomma, non è più Mulan. Molto solo il nome. Ah, non c'è neanche Shang, comunque, neanche lui. Vabbè, dai. Alcuni dicono che fanno per cercare di importi sul mercato cinese, perché Mulan all'epoca non ha avuto successo il cartone, quindi in questo modo vogliono tipo recuperare. Ah, tanto Mulan, l'ho visto alla fine, poi l'ho rimasto indietro la cassetta, l'ho visto ancora. Bellissimo, Mulan, non ho preferito insieme a Pocahontas. Vabbè, comunque non divagiamo. E questo è per quanto riguarda Mulan. Ovviamente noi vi diciamo delle novità, poi di voi nei commenti fateci sapere cosa ne pensate. Sì. Poi andiamo avanti con Sailor Moon, perché c'è una piccola news rispetto alla settimana scorsa. In merito, perché finalmente hanno confermato che i film saranno due. E usciranno tutte e due appunto nello stesso anno. Nel 2020, quindi è una cosa buona appunto che hanno confermato questa cosa. Quindi sono due film, tutti e due, non dovrò aspettare 1000 anni per vedere il secondo, bensì tutti e due nello stesso anno. E in America sembrerebbe che lo spezzettano. E lo fanno diventare tipo una serie TV, quindi a puntate. In Italia non ci sta ancora nulla, chiaramente. Vedremo se lo prenderà la Rai con la spezzetta come questa sua serie, se lo prenderà qualche azienda che lo darà al cinema. Non sappiamo nulla, però ci vorrebbe, ovviamente, perché anche altre aziende comprano anime giapponesi. E magari se fa qualche gadgettino non sarebbe male, visto che magari abbiamo tutta la serie di Crystal, le prime serie, quelle attinendo su Rai Gulp, più queste qua, unisce insieme e può uscire anche un bel merchandising. Però io non parlo più ormai. Poi parliamo di Anime Factory. Sì, Anime Factory, il mio tablet, il classico smartphone, ragazzi. Sì. Perché allora, non ci creano tutte le trame. In pratica è stato annunciato che Anime Factory appunto porterà in Italia da noi nuovi lungometraggi, quindi nuovi film per il 2019 e il 2020. Ok. Quindi partiamo con l'autunno del 2019. Sì, che c'è Makuya, si dice così. Noi speriamo di pronunciarli bene, perché di cosa parla velocemente? Spiegaci di cosa parla. Parla di reale incontro tra l'omonima protagonista, una ragazza che appartiene alla razza dei longevi Love, e Ariel, un ragazzo umano destinato a crescere. Ok. Questo qua si chiama Ariel ed è un maschio. Eh sì, ho letto. Comunque partiamo avanti, perché poi c'è anche Shinko e la magia dei mille anni. Ok, vi mettiamo le foto intanto, così fatemi vedere. Sì, è andata dal trasferimento della piccola Kyo da Tokyo al piccolo villaggio rurale. Rurale.
Uguale. Vi fa amicizia con un gruppo di bambini, da cui Shinko, una bambina che ama sognare e diventare stare con una fervida fantasia. Ok. Poi in primavera abbiamo Fireworks, un'avventura chef dedicata alla domanda che più ci poniamo: what if? Ok, vabbè. Poi andiamo all'inverno 2020. Sì, ci sarà One Piece. Stampede. Anche io non so come si pronuncia, perché noi One Piece pensa che io non l'ho neanche mai visto in tutta la mia vita, cioè tipo non odiateci, ma facevo zapping quando tornavo a scuola, basta, poi finiva lì. Comunque è molto atteso questo film. Beh, sì, One Piece, non è che vi devo dire la trama, ma questo lo conoscete tutti, no? Sì, però la nave pigati, quello che si allunga, no? Mamma mia, che vergogna. Comunque, poi, l'impero dei cadaveri, questo mi spiega. In un'Europa alternativa l'industria impiega come una manovalanza cadaveri animati. Oddio. Così John viene assoldato dalla corona per una missione segreta che metterà a dura prova le sue convinzioni etiche e morali. No, questo devo andare a vederlo perché mi sa tipo di cose da incista appunto, quindi lo aspetto. Ok, poi andiamo avanti. Harmony, che non è il romanzo. No, in un futuro in cui il mondo è sopravvissuto alla catastrofe nucleare chiamata Maelstrom, l'umanità tenta di creare un mondo perfetto basato su un totale realismo e un forte sviluppo tecnologico. Parla piano perché non si capisce niente di quello che dici. Che poi ci scrivono parole troppo veloce. Ma è perché io non sono italiana. No, smetti. Senso. Poi... Genocidal, come si pronuncia? Genocidal. In seguito alla distruzione di Sarajevo, le principali democrazie mondiali si sono trasformate in stati di polizia. Vabbè, comunque sembra una cosa stile giallo, thrill, giallo poliziesco. Thrill. E poi c'è appunto Lupin III, il castello di Cagliostro. Che vabbè, è un grande torna classico. Torna al cinema, quindi esatto. È un grande classico che torna. Sì. Ok. L'abbiamo presi da Impero Disney, giusto? Impero Animation, quindi vi citiamo, sì. E grazie. Grazie mille. Poi andiamo avanti perché... Impero Land, vabbè, su due tre. Vabbè, quello è un altro... Sì, è sempre questa cosa, insomma. Ora parliamo della Toys News. Sì, e parliamo appunto della nuova bambola della Sirenetta, di Ariel, sì. Che è una specie di limited, perché non è proprio una vera e propria limited. È una bambola uscita in esclusiva, in tutto il mondo, 6.000 pezzi, solamente nei Disney Park. Quindi okay. Se andate a Paco Disney potete comprarla a $129. Però adesso è uscita anche su Shop Disney in America. Ah, ottimo. Quindi c'è molta probabilità adesso di poterla trovare tranquillamente. Quanti pezzi hanno fatto? 6.000 pezzi. In tutto il mondo? Sì. Avevo fatto anche Aurora con la stessa tipologia. Non è una vera e propria limited, perché è una classica. Il prezzo è limited, perché il prezzo è limited. $129, voglio dire. È anche un vestito un po' semplice, un vestito verde, un po' semplice. Foto. E lei è classico viso, quindi non ha niente di particolare, però. È comunque una bambola collezione inizialmente data. Poi andiamo avanti perché è stata annunciata ed è anche già in ordine, in preordine su Amazon in Germania. Sì. Barbie giudice. Ah. Quindi giudice con il suo. Con la sua toga, il martellino. Martellino, esatto. Ed è c'è in versione sia nera che bianca. E quindi uscirà prossimamente per ora già in preordine su Amazon in Germania. Okay. Quindi queste sono le foto. Poi andiamo avanti. Sì. E da Zara usciranno le magliette di Barbie. E esatto. Non vedo l'ora di andarci a comprare tutte. Come vedete, sono queste qua che vedete, sono raffigurate tre Barbie. Sì, con gli occhiali, quindi sono molto carine. Se siete Barbie, insomma, dovete avere almeno una. No, no, almeno una ci sta. Di queste. Ci deve stare, quindi andiamo in giro. Fashion. Poi stiamo facendo la sigla delle brazze. Fashion, brazze. Comunque, andiamo avanti perché sono. Non so se sono già uscite o se usciranno a breve. Comunque. Tiana e Pocahontas in versione sì. Animator, sono di quelle piccoline con tutti gli accessori, sì, quindi sono molto carine. Di Pocahontas ha la sua zattera, c'è anche Nonna Salice, sono anche le mascotte, anche bello. Tiana c'è la rana, insomma sono anche c'è anche una sorta di playset e sono molto molto carine. Quella di Pocahontas che comunque io amo, mi sa che proprio la prenderò perché è molto molto carino. E queste sono appunto le pictures. Poi l'ultima notizia. Sì, fanno in Giappone. Fanno i peluche di Hamtaro in Giappone. Sì, ritornano a settembre. E sono partiti, se non sbaglio, già preordini. Sì. E comunque usciranno questi qua. Vedete, sono tanti. A settembre. A settembre usciranno i nuovi peluche di Hamtaro. Quindi, se sì. Volete ricordare la vostra infanzia, grandi piceti, grandi avventure. Quindi, questo è tutto per sì. La Toys News. Adesso ora passiamo alla sezione dei ricordi, di eventi e curiosità. Sì. Perché partiamo subito dicendo che quest'anno a Luca Comics ci sarà un grande ospite. Sì, quindi cavolo. Se potete andateci perché arriverà Thomas Astruc, o Astruc, non so come Astruc, si pronuncia. Astruc. Il creatore di Miraculous. Miraculous e Ladybug. Il creatore sarà appunto a Lucca nell'area Luca Junior.
E noi non possiamo andarci. E non possiamo andarci. Il giorno ancora non si sa esatto, quindi verrà annunciato tra un po', però insomma... Questo fa capire quanto miracolo sia successo nel nostro paese. Sarebbe perché... figo però andarci vesti da Chloe. Perché no? No, con gli occhiali, però vabbè. Beh, insomma, avere una foto, un autografo, è tanta roba, no? Con gli occhiali, ma muoviti e fammi la foto, su. quindi sapete, andateci. Sì. E poi, ecco. In pratica, sapete che ogni settimana vi facciamo vedere uno spot del passato, però stavolta vi ho recuperato un nuovo reperto storico. Sì, quindi anziché vedere quello. Farvi vedere una pubblicità, vi facciamo vedere questo. Pucci! Che è una raccolta di magazine di Pucci che all'epoca, negli anni 90, uscivano, vedete? Era molto famoso Pucci. Pucci della Mattel, Sì, quindi, Mattel, faceva un sacco di successo. Mettevano dietro anche le pubblicità di Barbie. Quindi se vi mostriamo un po'. Se noi apriamo, abbiamo tipo pubblicità qua della Benetton. Credo. Ah, Benetton. Poi? Guarda che bello. Mamma mia. E c'è un po' il flash. Vedete, qui abbiamo la rubrica della posta. Quindi tutti questi bambini che ora saranno adulti, cresciuti. E di sicuro saranno anche su Facebook. Tutti sì. I disegni che mandavano appunto i lettori e le lettrici. E adesso c'erano i fumetti di Pucci molto carini, infatti io cerco di recuperarli quando posso. Abbiamo qualche numero sparso, sì, anche i peluche ne abbiamo. Poi c'erano i giochi, le pubblicità, tipo, vedete, sul canale 5, Babilonia. E poi, ricordate, c'erano i Mary Muffin. In ogni numero c'era una ricetta che voi appunto potevate ricreare, cucinare. E c'era anche le foto, tipo, delle bambole per pubblicizzarle. Ti pare che profumavano? Sì. Mia mamma, quando ero bambino, mi chiama Pucci. Pucci. E queste c'erano anche dei fumetti appunto di Cherry Muffin. C'è un po' così. Vabbè, altri giochi, barzellette, filastrocche, ancora altri fumetti di Pucci. E c'erano all'interno, vediamo. Oh, no, non è qua. Altri qua babbo, fumetti. Cristina D'Avena, tanto per dire, perché c'è una ragazza che dice ho 14 anni, amo Madonna, Tom Cruise e Cristina D'Avena. Beh, e questa era nel 90, ragazzi. Quindi. La casa di Barbie. Wow. Guarda che bella. Com'era bella Barbie all'epoca. Tutta gioiellosa. Sti capelli vaporosi. La piscina. Vedi ancora la posta. Quindi voi vi ricordate Pucci? C'è qualcuno che lo comprava? La volevo far vedere anche... Vediamo se lo trovo. Sto prendendo gli animali. Forse qua. Perché ad un certo punto dentro i giornali di Pucci hanno inserito anche ce la posso fare. Chi c'è qua? Vedi Lovely? Ah! Cioè, c'hai i miei maffi qui. Già a vedere. Non la trovo più. Fidatevi che c'era, c'era Lady Lovely con Negondo. Quindi fateci sapere nei commenti se voi ricordate questo giornale. Intanto qua ci sono le Cherry Mary Muffin. Cherry Mary Muffin che profumavano di dolcini. E la nera è introvabile, non si riesce a trovare mai. No. Anzi, la sto cercando, non esce fuori. Anche le Lady Lovely nera non c'è più. No, forse quella non è mai arrivata. Non è mai arrivata. Non è arrivata. Vabbè, però la Cherry Mary Muffin è arrivata, giusto? Ma io sì. Beh, la pucizzavano. E questa era Pucci, tanto carina. Pucci Pucci. Ok, ora passiamo ai vostri messaggi. Sì, perché erano tutti qua, vedete. Sì, anche questa settimana abbiamo fatto una domanda e sì. vi avevamo chiesto a proposito di Sailor Moon Eternal. Sì, cosa ne pensate appunto di questo nuovo progetto? Sì. Arriva Daniela che dice bellissima. Poi abbiamo Vale che dice stupenda. Ok. Tutti gli aggettivi. Abbiamo un profilo che dice bella, quindi abbiamo questi complimenti. Poi abbiamo Chris che dice ottimo character design in linea con quello originale degli anni 90. E in effetti è Kazuko Adano. È la stessa, che sì. Poi il suo tratto si è cambiato, ok, però comunque. Poi abbiamo Maria che dice boh. Questo che non so neanche lei cosa. Non si sa. Oppure la provincia di Bologna. Ah, si era quello, ragazzi, potrebbe essere. Poi abbiamo Dante che dice che la serie ha accolto un pubblico vasto e sarà nel cuore di tutti. Infatti sì. E siamo nel 19, però ne parliamo. Stiamo parlando, quindi. Sì. Abbiamo Anna poi che dice dal poster mi piace un sacco la grafica, ma mixa la versione anni 90 e Crystal. Oh,
Speriamo che è un... un nuovo incontro, magari. Vero? Tra altre due. Poi abbiamo Giulia che dice semplicemente stupenda, adoro il suo costume. Infatti anche a me piace tanto il costume di Super Sailor Moon. È vero. Poi abbiamo Anna che dice ciao Cosmi e Luke, vi seguo da un anno. Secondo me sarà un mix tra anni 90 e Crystal. Ciao Anna, grazie per seguirci. Poi abbiamo Pani che dice che era ora, in effetti c'ha ragione, sono passati così 3 anni. Alla faccia, ma guarda che almeno questi due film arriveranno insieme, cioè due film in alto. Sì, perché se no... Poi abbiamo Lulu che dice se il film è fatto bene non ho niente in contrario, anzi sono molto curioso di vederlo. E infatti anche noi siamo curiosi di vederlo perché sarà davvero molto diverso rispetto all'anime classico. Sì. Poi abbiamo Pillo di Felicità che dice la parte del manga mi è sempre piaciuta moltissimo nell'anime, anni 90 perdo un po'. E infatti hai ragione, perché noi diciamo sempre che quando ai tempi fecero la quarta, quinta serie di Sailor Moon, ma anche tutte le altre, la Takeuchi stava ancora disegnando, quindi lei gli dava un abbozzo, loro ci tiravano giù la storia, ma non ce l'avrei fatto. No. Poi abbiamo Alessio che dice sarebbe stato meglio una serie TV di almeno 30 episodi invece che un unico film. Sì, perché se cioè, parte come serie, magari ci sta che finisce come serie. Però vabbè, hanno deciso così. Sì. Aspettiamo la scelta della Toei. Poi abbiamo Max che dice sarà più fedele al manga, ma io preferisco la classica anni 90. E in effetti sì. È quello sempre, ovvio. Poi mi piace l'idea che ci sanno, cioè sarà un po' come delle storie nuove, quindi... Sì, qualcosa di fresco, qualche novità, spero che venga fatto bene. Incrocio l'idea che ci sia sempre. E che rimangano tutte le cose fedeli al manga, non che per certi passaggi... Tutto fedele per certe cose le tolgo. Ma mi raccomando, perché Occhi di Falco, Occhi di Pesce, Occhi di Tigre sono tutti e tre travestiti, Non sono come... Quindi... poi Mozo Clock dice avrei preferito la continuazione di Crystal come serie e poi magari 10 film per ripercorrere ogni arco. Vabbè, sì, anche finire la serie e poi magari cominciare con i film. Alina dice non penso niente, speriamo che ha qualcosa da Sailor Moon 90. Vabbè, poi, c'è design 90, quindi sì. Ciliegi in fiori dice i disegni sembrano carini ma non mi convincono del tutto, vedremo poi il risultato, speriamo in bene. Anche noi, perché come ho già detto nell'altro video, questi occhi spinti, poi c'è una ragazza che ha provato a fare un fan art con gli occhi, ritoccati, tutti molto più vispi, molto più belli da vedere. Sono un po' smorti quelli. Quando non c'è merchandising indietro, sempre così. Poi abbiamo Joe che dice: speriamo ne vale la pena aspettare. Speriamo davvero. Abbiamo Fast Review che dice: non vedo l'ora. Julie che dice: c'è da aspettare troppo. Datemi entrambi i film subito. Perché sono passati quasi 3 anni dalla stessa serie. Dobbiamo resistere. Abbiamo Rachele che dice: è bellissimo. Niente di più, niente di meno. Quindi ci sta. È molto convinta. Sa la sua. Sì, sa quello che vuole. E poi avevamo qualche messaggio in privato, vediamo se lo recuperiamo, ma mi sa che no, quindi dovrebbe essere tutto. Ok, sì? Inoltre abbiamo fatto anche un sondaggio su Ariel, quindi abbiamo chiesto a proposito del live action nuovo di Sirenetta se appunto siete contenti di questo del personaggio scelto, quindi dell'attrice che è stata scelta. E avete notato che siete contenti per il 31%, ma vince il no, quindi non siete soddisfatti, con il 69%. Quindi questo è tutto. E proprio riguardo ad Ariel faremo un video a parte dove... Esatto, dove diciamo appunto cosa ne pensiamo noi. Sì. Quindi se volete vederlo ci fa piacere, insomma. Sì. Mi raccomando, seguiteci sulla nostra pagina Instagram Latte Cartoni, perché anche la prossima settimana vi chiederemo quando vanno le nuove. E quindi tenete d'occhio le stories, soprattutto verso il lunedì. Sì, lunedì le mettiamo. Facciamo la stories, così potete appunto commentare, dirci la vostra, così poi nel prossimo TG leggeremo i vostri commenti. Quindi vi ringraziamo come sempre, grazie a voi se noi siamo qui. Quindi siete sempre importanti, importantissimi. E aspettiamo anche tutti i nostri social, io che trovate in descrizione tutti i link.